Ciao a tutti, bentornati nel mio garage. Oggi volevo farvi vedere una piccola realizzazione molto semplice, però penso che sia una cosa molto molto utile per molti di noi che nel bricolage hanno a che fare con la saldatura. Un carrellino porta saldatrice. Praticamente io ho una saldatrice piccolina, inverter, sarà un 80-100 A, piccolina per quello che mi serve, più che sufficiente. Magari ne prenderò anche una di meglio. E per la quale ho bisogno sempre di spostarla e andare fuori dal garage per fare le saldature, perché io qui ho le piastrelle, non me lo posso permettere. Allora, ogni volta che devo fare delle saldature, prendo tutto, mole, mola, attrici, prolunghe, guanti, maschere, saldatrice, tutto fuori dal garage, che è una superficie in cemento che posso fare quello che voglio. Qui dentro un po' meno. Allora ho detto, perché non mi faccio un bel carrellino? Semplice e pratico. Eccolo qui. Allora, magari può essere spunto anche per voi. Ho voluto farlo a tre piani. I tre piani sono questi qui. Ovviamente la base è fatta con le ruote, partiamo da sotto, dai, andiamo da sotto. Le ruote ho voluto farle belle larghe. Un piatto 20x10, no? Con ruote praticamente non tutte e quattro con i freni, sono solo le due frontali, ok? E con il perno filettato. Non con la base, se no mi veniva troppo larga. In questo caso qua ho una buona larghezza perché ho fatto questi piattini qui, li ho fatto sporgere dalla struttura in modo che sia più stabile, vedendo che il carrello è molto molto stretto. Molto leggero, si vede abbastanza versatile. E niente, queste sono le ruote bloccate. Bloccabili davanti, si vede che lateralmente tiene botta. Sbloccabili con un semplice gesto e te lo porti in giro. I piani hanno il bordino in modo che tutte le cose che vai a utilizzare non scappano. Tutti e tre i piani sono uguali e ho voluto farli con rete. Saldati appena appena per sotto. E questo perché? Perché non accumula la polvere. Ho fatto solo il piano superiore in legno, che serve per appoggiare le cose più delicate, magari qualche manufatto appena fatto, oppure appoggiare la maschera o altre cose varie. E subito sotto andrà la saldatrice, mi viene protetta dalla polvere anche dal piano in legno. E tutti i piani, tutti quanti con il bordo, perché non cada lateralmente tutto quello che ci metterò, no? Compresa la saldatrice, no? Il piano l'ho fatto tutto quanto in legno, con dei bordi anticaduta tranne il frontale, tra la parte frontale, perché magari ci appoggio la mola o qualcosa. Le smerillatrici, qualcosa che ha dei cavi, è comodo che sia magari libero davanti, anche se lo sporco ci impiego anche poco a pulirlo. Pistola, una pistolata dell'aria e viene via tutto. Lateralmente direte, perché hai fatto questa cosa qui? Qui ci ho messo questo piatto che è l'idea era di farlo abbastanza modulare, nel senso, ci posso mettere. Vedete qui, spostiamo questo, ci posso mettere dei ganci, ho utilizzato una vite da 8 piegata con la testa smussata per appendere il cavo della prolunga. Adesso vi faccio vedere com'era prima, eccolo qui. E questo piatto l'ho già trovato con tutti questi fori, per farlo anche per riuscire ad agganciarci anche altre cose, magari, no?
Qui anche questo ho fatto questa qua con due molle tazze, in modo che posso anche, avendo un buon attrito senza far fatica, lo posso muovere e mi resta comunque molto, molto solido. Questo perché? Per lo scopo di poter contenere magari la pinza portaelettrodi. E che dopo vi faccio vedere come dovrebbe andare appesa con questo sistema qua. Dovrebbe essere molto comodo perché spesso non sai dove appoggiare la pinza. Allora, questa è la prolunga. È un cavo FG7 con la ciabatta multipla già appesa qui sotto. Vi faccio vedere. Eccola qui. Che non mi dà fastidio e non mi ingombra neanche. Qua il cavo. Ci sono degli occhielli che mi tengono fissa la ciabatta sul soffitto del primo piano. Qua il cavo mi esce. Io su questa ciabatta dopo ci appendo saldatrici, mole, le svegliatrici, tutto ciò che ho bisogno, mole da interno, via dicendo, in modo tale che io esco con un solo cavo. Mi appendo alla miglior presa che ho. Io qui ho una presa cablata 4 mm quadrati in modo di avere il massimo della portata per la saldatrice. E non pensate che sia una cosa da poco conto. Avere un buon cablaggio è molto molto importante. Questo è il cavo di nuova generazione, l'FG7 da 3x2,5, che è più che sufficiente per una ciabatta. E tutto qui. Adesso vediamo un attimo che ci carico un po' tutto, vediamo come viene. Allora, vediamo qua. Vi faccio vedere come viene fuori qui gli accessori. Come vengono fuori questa qua. Qua ci potrebbe stare, vediamo, la nostra amica spazzola, vediamo qui, dei bulloncini, ci facciamo questa, loro 1 2, facciamo qua così, ci potremo mettere magari i dischi con questo sistema, in modo che non cadano, vediamo, saldatrice. La spina della saldatrice sulla primissima, eccolo qua, presa, cavo questo, ci può stare anche una mola, vediamo un attimino, vediamo di caricarla, allora, mola, altro cavo. Si vede bene, sì, diciamo che è abbastanza chiaro. Può contenere un po' tutto, vai, che ci possono stare benissimo. Elettrodi, buttiamoci i guanti, buttiamoci, dai, una torcia magnetica, ci può stare. Picchietto. Anche la maschera in via d'utilizzo quando non sai mai dove appoggiarla sta maschera, vediamo qui, ci può stare benissimo nella parte alta.
si appoggia ed eccola qua. Ci potrebbe stare ancora qualcos'altro, vediamo un attimo. Però così diciamo che già spostarsi con un carrello carico in questo modo è la cosa più ordinata che ci sia. Ditemi cosa ne pensate. Accetto critiche e magari qualche idea di modifica o di aggiunte di altre cose. L'idea di questo gancetto qua, per esempio, avevo messo, come vi ho detto prima, delle molle tazza, in modo che posso anche modificare questo qua se ho altri tipi di pinza o masse da appendere o cose varie. L'obiettivo era fare questo lavoro qua. Io vado in lavorazione, metto la massa, questa è la mia pinza portaelettrodi, vediamo qui, e dovrebbe essere così, e dovrebbe essere sempre pronta, che trovi sempre difficoltà dove appendere, stai lavorando, tac tac, non sai mai dove buttarla, che magari fai corti vari, la butti qui, sempre pronta, e non tocchi da nessuna parte, così o anche così, fa vedere. Un po' più macchinosa, dai, però così pare più bella. Sempre pronta. La maschera protetta, eventualmente ha i suoi bordini, tutto, la maschera può stare anche qua. La mola facile da prendere e sempre da lasciare. Penso che sia abbastanza comodo. Voi che dite? Lascio i vostri pareri nei commenti. E niente, dai, accetto qualsiasi commento di modifica e di miglioramento di questo carrellino, che penso che sia la cosa più comoda per ciò che mi riguarda, che mi devo sempre spostare con mille cose. Buono, ragazzuoli, vi saluto, buona serata a tutti e arrivederci. Ciao ciao.